Da 10 euro per i gozzi a 100 euro per i pescherecci. Ovviamente la tariffa variava tra estate e inverno, una vera e propria attività di guardiania, ma abusiva. Al porto di Santo Spirito, quartiere a nord del capoluogo, ha portato all'arresto di 4 persone, 3 in carcere e 1 ai domiciliari, con l'accusa di estorsione continuata aggravata in concorso con l'aggravante del metodo mafioso. A capo del gruppo, che pretendeva soldi da più di un anno per tenere ormeggiate le imbarcazioni sul molo della ex frazione marina di Bari, con la forza dell'intimidazione, non solo verbale ma anche fisica, un 52enne, presunto affiliato a Diomede Mercante, con precedenti, insieme ad altri 2 contigui al clan e alla moglie, che annotava tutti i pagamenti su un apposito registro. Un giro d'affari dalle 500 alle 1000 euro mensili, per un numero di natanti tra i 50 agli 80, in base alla stagione. Le indagini hanno preso il via da una segnalazione anonima, ciò fa capire quanto la forza criminale dei 3 uomini fosse temuta in zona. Alla professione abusiva di guardiano del molo, il 52enne affiancava quella di parcheggiatore abusivo, tanto da delimitare con una catena una zona demaniale del porto per farci parcheggiare abitanti della zona che lo contattavano telefonicamente per avere il permesso. Tra gli episodi contestati dagli inquirenti, un'intimidazione in pieno giorno con tanto di schiaffo tra la gente e un pescatore, l'affondamento di una barca perché l'armatore non voleva assumere il 52enne al circolo nautico, 500 euro a testa, 2 proprietari di natanti per il risarcimento di un incidente subito dopo un sinistro nautico con uno dei 3 arrestati e l'incendio di una imbarcazione. La denuncia degli inquirenti è quella di un totale clima di omertà tra le strade del quartiere a nord di Bari. Sostanzialmente un clima di omertà. Nessuna delle vittime dei fatti che abbiamo accertato ha mai sporto denuncia, salvo il caso di un appartenente alla Polizia di Stato che ha regolarmente scritto degli atti per essere stato avvicinato.